andiamo avanti alla 340R che è una chicca, un pezzo molto interessante che ci ha portato un nostro amico qui, David da Milano, dalla lontana Padania. Noi abbiamo qui un pezzo che si chiama 340R probabilmente sta come racing, e 340 esprime 3,40 il rapporto peso-potenza, se non vado errato, prodotta in 340 esemplari a cavallo degli anni 2000-2001. 99-2000 mi dicono, mi correggono, ma d'altra parte il proprietario ha ragione a sottolineare questo aspetto. Questa è una macchina che era una macchina ufficiale del Team Lotus, che lui non so per quali canali è riuscito ad ottenere, probabilmente attraverso delle amicizie personali con degli alti dirigenti della Lotus Car, è stata importata, era targata con targhe inglesi, la parte finale era KLC, non dico le prime cifre per una questione di privacy, e notiamo, questa è una barchetta, noi notiamo l'assenza delle portiere, quindi il pilota necessariamente deve calarsi dall'alto, guida destra, cosa molto importante, sedili anatomici, cinta di sicurezza a 4 punti, e poi la vettura monta uno spoiler addizionale e dei parafanghi in carbonio che sono serviti per l'omologazione stradale, quindi sottolineo assenza delle portiere, roll bar, lo spoiler anteriore che è stato ovviamente posto per evitare gli urti delle persone con le ruote direttamente, parafanghi in carbonio che servono da paraspruzzi, e poi una livrea, un allestimento essenziale. Se noi andiamo ad analizzare adesso in questo momento il cockpit, le farò vedere qualcosa di veramente interessante. Abbiamo semplicemente un contachilometri e un contagiri, contagiri, leva del cambio, indicatori di direzione, basta, l'essenzialità della vettura essenziale, semplice, nella quale addirittura, essendo una vettura aperta, un barchetta, penetri dall'alto, quindi non esiste portiera. Complimenti a Davide, complimenti al proprietario. Davide, ci vuoi aggiungere qualcosa? Davide? Ci vuoi aggiungere qualcosa per piacere? Ecco, abbiamo anche qui il dottor Robino, adesso arriviamo. Ecco, Davide, cosa ci puoi aggiungere? Questo è un capolavoro, è una vettura costruita in tiratura limitata, quindi è un orgoglio per te che hai fatto 600-700 km con questa macchina con i capelli al vento, vero? Ma avevi la parrucca in quel momento? No, come dicevo anche in un'altra occasione, ho messo un'abbondante dose di gel. Bravissimo, ci vuoi aggiungere qualche notizia? Ma niente, come tu hai già detto più che abbondantemente quasi tutto. Esercizio stilistico degli anni 99-2000, in collaborazione con case peraltro italiane, perché pochi sanno ad esempio che gli specchietti sono Aprilia e sono marchiati Aprilia, così come i cerchi in magnesio sono Tecnomagnesi prodotti in Italia. La vernice è stata una delle poche vetture a utilizzare in primis la DuPont americana. DuPont de Namur, esatto. DuPont de Namur è la multinazionale, sì. La marmitta sicuramente sarà italiana. Marmitta è stata fatta in titanio per le prime 6 esemplari, dopodiché hanno visto che costava molto. In acciaio? L'hanno fatta in acciaio con due. In acciaio, ma è un'opera d'arte. È un'opera d'arte, guardi, analizza pure quel blu della marmitta, perché vuol dire che il legittimo proprietario ci dà dentro, quindi la espone diciamo degli shock termici, anche perché andandoci riesce logicamente a surriscaldare e quindi ad ottenere quei riflessi bluastri e violacei. Complimenti al nostro amico David.